manca pochi giorni alla decisione del tavolo tecnico, e sarà, la scelta sarà il 2 di settembre ed è giusto farsi sentire in vista di questa decisione. Il popolo del Chiesa non deve restare in silenzio, come è stato in silenzio, diciamo, non dico fino ad ora, ma quasi, e dobbiamo farci sentire perché bisogna iniziare a muovere le acque. E siamo agli sgoccioli, e insomma vedremo quello che accadrà. C'è in ballo la salute del nostro fiume e nonché la salute nostra, perché dobbiamo pensare che l'acqua di questo famoso depuratore, che non si sa se andrà o meno, andrà a influire sulle falde dei nostri paesi e non solo, andrà a influire sull'acqua che va a finire nei nostri raccolti e nei nostri pozzi. Quindi insomma è tutto un problema, poi il nostro fiume non ha la capacità di assorbire tale carico batterico, nel caso questo depuratore non funzioni. Avendo fatto il cammino su questo fiume ci sono dei posti che non hanno nulla che invidiare al Lago di Garda. E il nostro fiume deve essere rivalutato anche a livello turistico ed essere un fiore all'occhiello del nostro territorio. Non deve essere solo un punto di scarico di industrie e di agricoltori.